La colonna sul piano sagittale presenta tre curve: la cifosi toracica, compensata dalle lordosi cervicale e lombare. Valori angolari uguali opposti mantengono il capo al di sopra della pelvi in una condizione perfettamente bilanciata. La cifosi toracica può aumentare con l'età. Questo aumento viene compensato a livello cervicale e lombare con un aumento anche della lordosi. In questo modo si mantiene bilanciato il piano sagittale. L'aumento eccessivo della cifosi non compensato a livello lombare e dorsale determina la perdita di bilanciamento con il capo che si sposta anteriormente rispetto al bacino. Questa condizione di cifosi grave viene operata in centri specializzati con un intervento potente e complesso che dosa la correzione su più articolazioni vertebrali fino a ottenere il profilo sagittale bilanciato. Vi sono condizioni più rare in cui il difetto di formazione di una vertebra determina una curva rigida difficile da correggere. Questa condizione è stata eccezionalmente osservata in una paziente che presentava la fusione di ben 5 vertebre a livello toracico. Questo blocco provocava una curvatura rigida di oltre 100 gradi. Il risultato era una gravissima deformità in cifosi della colonna, a causa della quale si verificava un'alterazione del profilo sagittale di tutto il rachide. Il capo, fortemente spostato in avanti rispetto alla pelvi, impediva alla paziente di mantenere la posizione eretta e camminare. Precedenti interventi tradizionali eseguiti in altri ospedali non erano stati in grado di correggere la gravissima deformità e la paziente era costretta all'invalidità. Lo studio di una deformità così complessa non è sufficiente con la sola radiografia, si esegue una TAC a strato sottile attraverso la quale è possibile, grazie alla stampa in 3D, ottenere un modello a dimensioni naturale della colonna vertebrale e dell'intera deformità. In questo modo è possibile pianificare con precisione l'intervento chirurgico. In questo caso la rimozione della 12ª vertebra toracica e dell'8ª vertebra toracica, in modo da riallineare completamente la curva e riportare la testa della paziente sopra il bacino, che altrimenti risulta gravemente spostata in avanti. L'operazione, effettuata da un'equipe di chirurghi ortopedici, anestesisti, rianimatori, infermieri, neurofisiologi e radiologi dell'Università di Bologna presso l'Istituto Rizzoli, ha richiesto anche il contributo degli ingegneri del Dipartimento di Ingegneria Industriale e del Centro di Ricerca dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. La procedura è risultata estremamente complessa per tutte le figure coinvolte nell'intervento, dall'anestesia generale, che ha dovuto prevedere l'invasione chirurgica della zona toracica attigua ai polmoni, al posizionamento della paziente sul letto operatorio da parte del personale infermieristico a causa della gravissima deformità. Il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio ha permesso di ridurre i rischi di sofferenza del midollo spinale durante le complesse manovre riduttive. Dopo aver liberato il midollo spinale dall'arco posteriore della 12ª vertebra toracica, è stato rimosso un primo corpo vertebrale a forma di cuneo che ha permesso di correggere la colonna di circa 50 gradi. La stessa procedura è stata effettuata anche a livello della 8ª vertebra toracica, dove, liberato il midollo spinale, è stata eseguita la seconda vertebrectomia, in grado di correggere la deformità residua ed ottenere i 100 gradi di correzione totale senza sofferenza del midollo spinale. Un'ulteriore problematica di questo specifico caso è rappresentato dal fatto che i molteplici interventi cui la paziente era stata sottoposta
avevano fatto perdere completamente l'anatomia nella quale inserire le viti peduncolari. Per questo, grazie a una pianificazione computerizzata della direzione delle viti, è stato possibile costruire in stampa 3D delle maschere opportunamente forate che, applicate sulle vertebre, hanno portato in una direzione sicura le viti all'interno dei corpi vertebrali, evitando il midollo spinale. La rimozione di due vertebre toraciche non contigue è una procedura molto complessa e delicata, soprattutto per la necessità di riallineare l'intera colonna nella posizione corretta, mantenendo intatto il midollo spinale. La paziente è stata svegliata dall'anestesia la sera dell'intervento nel reparto di terapia intensiva, dove è stata ricoverata per 3 giorni. Trasferita nella clinica ortopedica 1, è stata assistita dal personale infermieristico e riabilitativo, iniziando a camminare protetta da un busto 5 giorni dopo l'intervento.